Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui a presentarvi la teglia in ferro blu. La teglia in ferro blu è una teglia utilizzata per fare la pizza in teglia, la pizza romana ad alta idratazione. Le misure di queste teglie, la maggior parte sono 30x40 per un'altezza di 2 cm. Adesso togliamo la pellicola e la vediamo nel dettaglio. La teglia nuova avrà una cera, come vedete, una cera protettiva che si toglie facilmente. La si toglie imbevendo un fazzolettino di carta con acqua. Passiamo questo fazzolettino imbevuto di acqua in tutta la teglia, cercando di togliere tutta questa cera. Si toglie abbastanza facilmente. Questo è il risultato. La teglia in ferro blu non va mai lavata perché al contatto con l'acqua fa ruggine. Quindi dobbiamo creare una pellicola protettiva fatta con olio di semi. Io ho usato olio di semi di mais. Mettiamo un goccio di olio di semi. Lo stendiamo con un tovagliolino in tutte le sue parti, sia interne che esterne, anche sotto. Così iniziamo la procedura della bruciatura. Questa procedura va effettuata per 2 volte. Dopo che abbiamo spalmato per bene l'olio, siamo pronti a infornarla a 250 gradi per circa 30 minuti, forno statico. Mi raccomando, la teglia non va mai lavata. Ogni volta che terminate l'utilizzo, utilizzate un fazzolettino di carta imbevuto d'olio per pulirla. Guardate la patina che si è formata. Mi raccomando, non deve essere unta, l'olio deve essere tutto evaporato. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, trovi una campanellina in basso a destra per avere le notifiche in anteprima. Adesso siamo pronti a fare la prova. Io ho utilizzato un impasto alta idratazione al 75% con farina Caputo 00. Ogni volta che utilizzo la teglia, metto un goccio d'olio e la spargo con un fazzolettino di carta. Adagio per bene l'impasto e lo tiro ai lati. Questa teglia la utilizzo sempre alla base del forno, in questo caso ho utilizzato anche una pietra refrattaria. Ecco qua il risultato. Sentite il sound.